Buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie di essere qua. Vi rubo veramente pochissimi minuti per un saluto, un ringraziamento e per il riassunto di rito delle puntate precedenti. Comincio col saluto e col ringraziamento. Uso una parola che forse può sembrare un po' forte, un po' retorica, ma vi assicuro che invece è una parola che ho scelto e che pronuncio consapevolmente e sinceramente. È veramente commovente per me e per noi tutti, vedervi così numerosi oggi qua. È commovente perché dimostra la verità di una cosa in cui abbiamo, e uso il plurale perché so di parlare per tutte le persone che sono qui in palco con me oggi e di parlare per tutto il Piccolo Teatro di Milano, abbiamo la profonda convinzione che ci sia un rapporto profondo tra un teatro e una città. È stato importante che il teatro attraversasse la città attraverso le letture appuntate che abbiamo disseminato per biblioteche, per librerie, ed è importante che a questo punto la città sia in teatro per chiudere il cerchio di questo viaggio. Intorno a un romanzo che peraltro ha una città come protagonista che è Santiago. Quindi grazie per rendere concretamente evidente con la vostra presenza qui questo rapporto, e credo che ogni volta che un cittadino va a teatro, al di là del divertimento, della gratificazione, diciamo, del rapporto personale che può avere con lo spettacolo, credo che sia un gesto importante perché andare a teatro vuol dire che io faccio parte di questa comunità, e questo è per me molto importante e per noi è molto importante. Quindi grazie. Oggi, a conclusione del percorso, leggeremo gli ultimi quattro capitoli del romanzo, quindi ci stiamo avvicinando a un momento, a una giornata cruciale nel romanzo e in fondo anche nel nostro percorso, perché nel romanzo ci stiamo avvicinando all'ora X dell'attentato contro Pinochet e nel nostro percorso ci stiamo avvicinando alla conclusione del viaggio di questi mesi. Carlos e la fata dell'angolo si sono incontrati nel primo capitolo, sono stati a Cajón del Maipo. Abbiamo avuto modo di conoscere il coniuge Pinochet attraverso scusate, loro parleranno più forte di me. C'è una ragione per cui i registi non vanno in scena, soprattutto quando hanno mal di gola. Abbiamo conosciuto i coniugi Pinochet attraverso le idiosincrasie, le petulanze e lo strisciante terrore che c'è dietro la figura di Doña Lucia, ma abbiamo conosciuto anche gli incubi di Pinochet, abbiamo incontrato vari esponenti di quella Santiago di mezza tacca e di non solo mezza tacca che è protagonista del romanzo, dalla Rana e la Lupe, le amiche della Fata dell'Angolo, a Doña Catita che ci racconta una certa Santiago Bene, che è legata a quello che dobbiamo una volta per tutte capire se è un governo militare o se è una dittatura. Abbiamo incontrato svariati passanti, vicine di casa, la signora dell'Emporio, che sappiamo essere pettegola come nessuna, ma una tomba nell'ora delle domande, e adesso quella macchina narrativa che è stata messa in atto per una concreta azione politica che è l'attentato contro Pinochet sta arrivando alle sue battute finali. Vi lascio alla lettura. Grazie.
Preferisce far colazione in sala da pranzo o in terrazza, mio generale? Chiese con tono garbato il cadetto, che era al suo servizio quel fine settimana. Che voce da frocio questo ragazzo, pensò il dittatore, guardando le natiche strette che facevano su e giù mentre portava il vassoio. I toast li preferisce con la marmellata di albicocche o di lampone, mio generale? Con niente, può andare, rispose asciutto al cadetto. Dopo colazione e per tutta la mattina rimase steso su una poltrona, sempre nello stesso posto, a contemplare trasognato le alte cime della cordigliera, sperando di scorgere un condor che planava carnivoro a caccia di prede, ma non ne vide nessuno nella tela nitida del firmamento. E al loro posto uno stormo di colibrì gli passò sulla testa canuta, spettinandolo con le loro alette da zanzara. Con una manata rabbiosa li mise in fuga. Zanzare del cazzo, mosche impestate che si credono uccelli e beccano i fiori, che imparino dal grande condor cacciatore che non abbandona mai le cime. Lì in basso, nel prato, l'acqua scorreva lenta, animando l'erba del pascolo, verde e brillante, e più lontano, seduto su un masso, il giovane cadetto, con una mano sul vitino sottile, sognava ad occhi aperti, vagando con lo sguardo sulla corrente. La sua testa rasata e rossiccia risplendeva come un uovo di bronzo sotto i raggi del sole. Mio generale, ho tempo per rivedere questo discorso? Lo interruppe il segretario, porgendogli la cartellina. Mentre fingeva di leggere le pagine una a una, teneva d'occhio il cadetto, che si allontanava lungo la striscia di sabbia che costeggiava il fiume. Lei crede, mio generale, che ci sia qualche cosa da cambiare nel testo? Lo sorprese di nuovo il segretario, che attendeva istruzione al suo fianco. Aspetti un attimo, che non ho ancora finito di leggere, gli rispose senza perdere di vista il cadetto, che ora parlava animatamente con uno della sua scorta. Dalla distanza i ragazzi ridevano per qualche battuta del giovane coi capelli rossi. Da lontano il ragazzo della scorta, anche lui giovane, gagliardo, sussurrò qualche cosa all'orecchio del cadetto e si avviarono fianco a fianco lungo lo stretto sentiero di sabbia, toccandosi le braccia nude sotto le maniche corte della divisa militare. A quel punto il dittatore lasciò cadere le carte e scattò alla ringhiera. Da dove sbuca quel galletto effeminato? Domandò al segretario, indicando il cadetto che si allontanava nel bosco accompagnato dalla sua guardia del corpo. È il nipote del colonnello Barsua, disse l'altro raccogliendo la cartellina. E come osano portarmi in casa questa gentaglia? Perché ammettono questi pervertiti all'Accademia Militare? L'ha raccomandato il colonnello Barsua, mio generale. Che se ne vada a fare in culo il colonnello Barsua! Non lo sa che questi tipi portano sfortuna? E chissà che tragedia ci aspetta questo fine settimana. Come si può pensare di mettere l'uniforme da cadetto a un finocchio? Dove c'è uno un po' frivolo, ne contagia un altro, e così, men che non si dica, l'esercito mi diventa un bordello. E cosa facciamo con lui, mio generale? Caccialo immediatamente via, da qui, e fallo espellere. Non tollero di vederlo fare il frocio nel mio giardino. Dalla terrazza il dittatore vide cacciare di casa il cadetto, a strattoni. Lo vide protestare, chiedere spiegazioni, vide quando lo spintonarono sulla jeep che scomparve in un vortice di polvere. Solo allora fece un respiro profondo e, già più rilassato, si mise ad ascoltare il rullio sinfonico della sua marcia preferita. Così era quasi tutto a posto, l'interferenza radiofonica di sua moglie a Santiago, quel cadetto frocio espulso dall'esercito, i marxisti sotto controllo o sottoterra, ma il vortice di colibrì era al posto di prima, a turbare l'ordine della mattina con il suo zigzag fastidioso. Ore 12. A mezzogiorno la fata non sapeva ancora cosa cucinare. La notte intera l'aveva passata a rigirarsi, sentendosi soffocare, come se qualcuno le avesse messo una lastra di ferro sul petto. In realtà non aveva questa gran fame, nel caso avrebbe buttato in pentola un po' di pasta, ma prima doveva prendere qualche goccia di valeriana per calmare l'ansia. Non riusciva a riprendersi dalle parole che le aveva detto Carlos. Risentiva quel suono terribile.
È stato bello conoscerti. Ma che imprudenza, lo stronzo, eh? Darle il ben servito con tanta educazione. Forse stava esagerando, eh? Confondeva le cose. Forse Carlos non si stava congedando perché avevano passato una serata così bella a casa di quella vecchia pettegola della rana. Era qualcos'altro che la tendeva come una molla di materasso al pensiero del ragazzo. Qualcosa di intangibile si impadroniva della casa, del deserto immobile e spopolato che era diventato il soggiorno da quando Carlos si era portato via le casse e tutti i suoi strofinacci, le tovaglie, i centrini, le tendine giacevano sul pavimento, quasi come un campo di battaglia disseminato di spoglie. Che orrore, si disse. Tutto quell'impianto scenografico per far innamorare Carlos era crollato come una ragnatela sotto il peso di piombo di una storia impellente. Ore 12:05. A mezzogiorno e 5 il segretario gli chiese: a che ora gradirebbe pranzare, mio generale? E lei crede che io abbia voglia di pranzare dopo aver letto queste notizie? E gli porse il giornale spagnolo dove appariva la sua famosa foto con gli occhiali scuri e il bollo da criminale. Guardi come mi trattano quei bastardi, cani, traditori, che si sono salvati per un pelo nel 73. Avrei dovuto schiacciarli tutti come scarafaggi e farla finita. E picchiò un pugno sul tavolo della terrazza, spaventando lo sciame di colibrì che si disperse nel verde azzurro del giardino. Ore 14, ore 16. Alle 4 si svegliò. La svegliò la voce di una vicina che gridava come una gallina spennata dalla finestra di fronte: vicino, vicino, la vogliono al telefono, è la signora Catita, urgenza di parlarle. Mentre scendeva le scale cercava di inventarsi una scusa per Doña Catita, che lo perdonasse per essersene andato in quel modo senza consegnarle la tovaglia. A pensarci bene, non doveva nessuna spiegazione a quella vecchia arpia con la puzza sotto il naso. E quando entrò nel negozio, le vecchie si gettirono per origliare, ma la fata, invece di prendere la cornetta, si avvicinò a una di loro e le disse a bassa voce: vorrei chiederle un favore. Potrebbe rispondere al telefono e dire alla signora che mi cerca che ho cambiato quartiere e che lei non ha idea di dove sia finito? La donna lo guardò sorpresa, ma accettò subito. E quando uscì da quel posto, inghiottì un'immensa boccata d'aria e sentì sciogliersi un poco il nodo che la stringeva al cuore. E venne voglia di uscire, di riprendere le sue vecchie abitudini, di salire su un autobus, passeggiare per il centro, andare sulla collina di Santa Lucia o sedersi in un cinema equivoco dove per pochi pesos qualche sbandato le avrebbe offerto un pompino nell'oscurità e sarebbe riuscita a dimenticarsi di Carlos e di quell'angoscia che le perforava il petto. E così fece, ma quando salì sull'autobus un palpito improvviso le chiuse la gola. 16:05. Alle 4:05 il dittatore ronfava profondamente, cullato dall'ebbrezza leggera che rinfrescava il giardino. Poteva vedere all'orizzonte le gobbe azzurrine delle montagne che quasi toccavano il cielo e lassù piccoli punti scuri proiettati nell'aria dalla forza centrifuga. Erano condor, senza dubbio, che si avvicinavano man mano che il loro trapezio circolare perdeva quota. Ma potevano anche essere aquile, da come stridevano in lontananza. Riusciva ormai a distinguerle quasi nitidamente, mentre si avvicinavano nella loro costante oscillazione. Ma a loro volta potevano distinguerlo altrettanto bene, inquadrandolo dall'alto con le loro pupille acute, anzi lui si vedeva con gli occhi degli uccelli, così solo e minuscolo, così indifeso laggiù, addormentato in terrazza come un vecchio morto, facile preda di quegli uccelli carnivori. Cercò di sedersi, di muoversi per allontanare quella ronda assassina che già sorvolava il tetto della casa. Voleva chiamare il segretario, chiedere aiuto con le sue labbra rigide, paralizzate dal terrore, ma la prima ombra calò sul suo volto e sentì un brivido
quando il becco violento gli strappò un occhio. Non sentì dolore, ma metà del mondo scivolò nel crepuscolo. Con l'altro occhio vide l'enorme ombra finale cadere in picchiata e il grido strozzato svegliò tutta la casa. Quando aprì gli occhi, era circondato dagli uomini della scorta e il segretario gli faceva aria con il giornale spagnolo dicendogli: era un incubo, mio generale, respiri, respiri a fondo, non si preoccupi. Ore 18. Alle 6 l'autobus era appena arrivato in centro. Scese sull'Alameda. Il suolo era disseminato di volantini che incitavano a protestare a settembre. 1986, anno della libertà. Quest'anno cadrà. Pinocchio, è finita la festa! Erano alcuni degli slogan che si leggevano sui volantini, scritti con inchiostro rosso. Quando si chinò per raccoglierne uno, sentì la punta del manganello che le premeva sulle costole. «Buttalo, frocio di merda!» gli gridò lo sbirro guardandolo furioso. «E vattene da qui! Vai a fare il frocio da un'altra parte, se non vuoi che ti arresti!» E la fata non se lo fece ripetere due volte. E a due isolati di distanza riuscì a sedersi su una panchina, ansimante, patendo più che per il dolore l'umiliazione di essere stata colpita da quel bastardo in uniforme verde. Senza motivo, senza nessuna ragione, quei disgraziati picchiano, torturano e uccidono la gente con il consenso del tiranno. Maledetti assassini, pensò. Ma vedranno, vedranno quando Carlos e i suoi amici del fronte li faranno a pezzi. La vita è giusta e li punirà, continuò a pensare rimettendosi in cammino. E quando giunse nei pressi della cattedrale vide un folto gruppo di donne assiepate sulle scale con le foto dei loro familiari desaparecidos. Giustizia! Vogliamo giustizia! Li hanno arrestati, non li abbiamo più visti! Ora pretendiamo di sapere dove sono! Erano gli slogan che strillavano in coro le mogli, le madri, le nonne, le sorelle di tutte quelle persone raffigurate nelle foto scolorite attaccate sul petto. E mentre si avvicinava, una donna ancora giovane le fece cenno di unirsi alla manifestazione. E quasi senza pensarci, la fata prese un cartello con la foto di un uomo scomparso e lasciò che la sua voce effeminata si unisse al grido delle donne. Era strano, ma lì, in mezzo a quelle signore, non si vergognava di alzare la sua voce flautata e di unirsi alla protesta. Anzi, un caldo senso di protezione frenò la paura quando le sirene delle pattuglie dispersero la manifestazione e fu costretta a correre, saltare una panchina della piazza, inciampare, ruzzolare a terra scivolando sulle mattonelle bagnate e raggiungere l'angolo per rifugiarsi in un centro commerciale. Piegò la foto che portava sul cartello e con cura la ripose nella borsa. Tosta, la protesta? Sentì mormorare da qualcuno al suo fianco. Un giovane adolescente che, tastandosi il cavallo dei pantaloni, aspettava clienti. È meglio infrattarsi in un cinema, altrimenti la prendono, le suggerì con malizia, invitandola a seguirlo fino in fondo alla galleria dove le locandine del film di karate del cinema Capri nascondevano il secondo spettacolo simultaneo e dal vivo di porno gay. E ancora una volta, quasi senza pensarci, si lasciò catturare al volo da quel taxi boy che aveva risvegliato la lussuria assopita del suo antico dragare. 18.05. Alle 6.05 le automobili del corteo aspettavano il dittatore per riportarlo a Santiago. Gli uomini della scorta conversavano tranquillamente, appoggiati alle auto, con i mitra a tracolla. Era tutto pronto, ma lui non si decideva a mettersi per strada. Non aveva nessuna voglia di tornare a Santiago. Lo aspettava il trambusto rivoltoso di settembre, con le proteste, le marce degli studenti, le bombe, i blackout di quell'11 che, a giudicare dalle notizie diffuse da Radio Cooperativa, incombeva con tutto il suo ambaradan rivoluzionario per destabilizzare il governo. Avrebbe usato le maniere forti, se necessario, avrebbe ordinato il coprifuoco e le sue truppe avrebbero preso in pugno la situazione.
Non avrebbe esitato a ordinare la fucilazione di tutti quei comunisti che avessero osato sfidarlo. Sorrise, vedendo le sue guardie del corpo che all'ombra degli alberi scherzavano puntando i mitra contro un cane zoppo che arrancava lungo la strada. Si associò allo scherzo gridando: «Ammazzate quel marxista!» Ma l'animale, spaventato dal grido e dalle risate, riuscì a svignarsela nella boscaglia e il gemito dello sparo fu un eco che continuò a risuonare mentre il dittatore, di buon umore, si decise a salire sulla Mercedes-Benz per mettersi in viaggio. Ore 19. Alle 7 in punto si spensero le luci in sala e cominciò il primo spettacolo, l'Invincibile 2. Con la coda dell'occhio guardò il balordo che si accomodò nella poltrona accanto a lei massaggiandosi il membro. Preferì sedersi nelle prime file perché in fondo c'era un casino tale che non sapevi nemmeno con chi stavi scopando. Così non prestò attenzione allo scricchiolio eiaculatorio delle poltrone che facevano tremare l'intero locale. Vicino a lei il taxi boy, abbastanza preso dal film, aspettava che la fata prendesse l'iniziativa. Ma per qualche misteriosa ragione lei contemplava assorta quel film di sangue e lividi acrobatici. In realtà non era completamente lì. Il suo cuore viaggiava timoroso, pulsando come una bomba a orologeria, in procinto di esplodere. 19.05. Alle 7.05 chiese all'autista di rallentare per godersi il paesaggio che le auto si lasciavano dietro rombando. È una questione di sicurezza, mio generale, non possiamo rallentare. Ma che sicurezza e sicurezza, qui comando io. E se le ordino di andare più piano, obbedisca. Allora il corteo sbandò per il repentino cambio di velocità. Davanti e dietro gli uomini della scorta, sorpresi, fecero spuntare i mitra dai finestrini e di colpo le sirene ulularono il loro grido d'allarme. Che cosa succede, mio generale? Chiesero con la radiotrasmittente. E cosa volete che succeda? Fatela finita una buona volta e spegnete questa stronzata che mi fa venire il nervoso. Così, con andatura da diporto, la comitiva scendeva dalla precordigliera, costeggiando i crinali, superando i campi giallo-senape punteggiati del rosso di qualche fiore selvatico. In tutto il viaggio non aveva visto un'anima e solo il delicato rullio del corteo attenuava il silenzio pesante. Ore 19.10. Alle 7.10 si scocciò di guardare il film e mise una mano sul ginocchio del ragazzo che aspettava da un pezzo che si decidesse. E dolcemente le sue dita lombriche strisciarono verso il membro come se stessero attraversando un campo minato. Lo schermo era diventato un parabrezza in rapido movimento che inghiottiva la strada interminabile dove viaggiava la coppia protagonista. A ogni curva la bambola bionda abbracciava il giovane orientale mentre sfuggivano insieme al bombardamento aereo che incendiava di fiamme la traccia della loro fuga. La mano scattante della fata avanzò ancora un po' fino a tastare soave lo scroto proibito e a quel punto lo schermo si infiammò in un fuoco purpureo. «Quanto mi dai?» la interruppe il ragazzo, togliendole bruscamente la mano. La fata non rispose e si adagiò nella poltrona per guardarsi il film. 19.11. Alle 7.11 mancavano ancora pochi minuti prima che la fila di macchine raggiungesse il valico di Achupayas. Lui aveva insistito per tornare a Santiago da quella parte e ancora una volta fu costretto a contraddire quegli idioti del servizio di sicurezza che cambiavano continuamente il suo itinerario. E per precauzione, mio generale, per prevenire gli attentati, e chi si azzarderebbe a mettermi un petardo sulla strada? In questo paese queste cose non accadono. Qui è tutto sotto controllo, non si muove una foglia senza che io lo sappia. E fu proprio in quel momento che la macchina in testa finì di traverso con una brusca frenata per non sbattere contro la roulotte che sbarrava la strada. A loro volta tutte le auto slittarono in uno stridio di pneumatici mentre esplodeva la sventagliata di pallottole che frantumò i parabrezza.
Tutto ad un tratto una tempesta di raffiche di mitra grandinò sui vetri. «Si butti a terra, mio generale!» gli gridò l'autista disperato, ma era già da un po' che il dittatore se ne stava con il naso attaccato al pavimento, tremando, tartagliando: «Mammina, mammina, mammina bella! È tutto vero, cazzo!» Così, così vero che gli uomini della scorta, terrorizzati, non reagirono. E spaventati schizzarono via come topi nel fragore dell'attacco missilistico che frantumò la prima auto, facendola esplodere nell'aria in una nuvola di cenere e fumo denso, fumo irritante che avvolse il tumulto nell'ardore di quella scena. Ore 19:15. Alle 7:15 qualcosa appannò la vista della fata e per quanto strabuzzasse gli occhi cercando di vedere quello che succedeva sullo schermo, un velo sudicio copriva il volto del giovane protagonista e riusciva a distinguere solo la staretta delle sue dita nervose pronte a premere il grilletto. Anzi, erano le mani di Carlos che credeva di vedere strette al metallo di quel cannone tonante. E lo vedeva o immaginava di vederlo mentre saltava le rocce, ruzzolava lungo il pendio e si rialzava sparando. Un grido soffocato le sfuggì dalla gola. «Stai attento, Carlos, che t'ammazzo!» 19:20. Alle 7:20 la strada del Cajón del Maipo andò a fuoco nel fragore dell'esplosione. «Andiamo via di qui che ci fanno a pezzi! Ci hanno circondati!» balbettò l'autista mentre inseriva la retromarcia, tamponando il veicolo di traverso. «Da qualsiasi parte, portami via da qui, che quei bastardi mi ammazzano! Non vede che non si può, mio generale? Abbassi la testa e si tenga stretto che provo a scappare da dietro!» E con una manovra acrobatica, la Mercedes blindata rinculò affannata, ammaccando paraurti e carrozzeria, riuscendo miracolosamente a fuggire dalla sparatoria grazie all'abilità dell'autista. Sul sedile posteriore, il dittatore, rigido, immobile, non osava muoversi perché era accovacciato sulla pasta tiepida della sua merda che lentamente gli scorreva lungo la gamba, lasciando trasudare l'olezzo putrefatto della paura. Ore 19:30. Alle 7:30 un fetore di merda fluttuava nell'atmosfera del cinema, mescolato a sperma deodorante e a profumo da uomo. Luridi froci, pensò. Non si lavano neanche il culo prima di venire a scopare nelle ultime file. Ma più di questo, un presentimento la rendeva inquieta guardando quel film così violento. «Non mi paghi?» Il ragazzo l'aveva raggiunta. «Cos'è, ti fai pagare per una toccata?» «Solo qualche moneta», le disse il ragazzo con gli occhi supplichevoli. «Ma mi prendi per scema? Non me l'hai neanche fatto vedere. Te lo faccio vedere adesso. Non disturbarti, bello. Adesso me ne vado», rispose la fata, dando qualche soldo al ragazzo che afferrò il denaro mormorando «frocio fottuto» e rientrò in sala. E la città era cambiata, quando raggiunse il centro, che a quell'ora ribolliva sempre di impiegati e clacson e segretarie che correvano a prendere il metrò. Plaza de Armas dall'angolo sembrava quasi deserta, ferita dalla vampata rossa delle pattuglie che sfrecciavano a sirene spiegate. Ma che cazzo era successo mentre era al cinema? Il tamburo del suo cuore suonava «Carlos, Carlos, Carlos». E quando salì sull'autobus pieno zeppo come una torta rustica, sentì qualcuno, qualcosa tra i commenti a bassa voce che circolavano tra la gente. «Un'imboscata, l'hanno ucciso, è ferito, si è salvato, ma sono morte 7 guardie, sono stati quelli del fronte». «Sono riusciti a scappare?» chiese a una vecchia che faceva i gargarismi con le dicerie. «Si è salvato per miracolo, neanche un graffio. Deve aver fatto un patto con il diavolo». «Sì, sì, vada a sé, ma mi dica, i guerriglieri sono riusciti a scappare?» La donna lo guardò di profilo e gli disse all'orecchio: «Tutti, tutti, non è morto nessuno». «Oh, che sollievo!» sospirò la fata mettendosi una mano sul petto per tranquillizzare il suo cuore. «Dicono che i ragazzi del fronte sono svaniti come fumo dopo lo scherzo che gli hanno tirato. E non si sa come hanno fatto a fuggire». «Come l'uomo invisibile», disse la vecchia facendole l'occhiolino mentre procedeva lungo il corridoio. E in quel momento l'autobus si fermò all'improvviso
E da un altoparlante sentì: si ordina a tutti i passeggeri di questo veicolo di scendere, uno alla volta, per essere sottoposti a una perquisizione. Nella casa di Cajón del Maipo il telefono continuava a squillare. Gli uomini del comando supremo arrivavano a frotte. Scendevano dalle auto e dagli elicotteri che sorvolavano i prati. In casa il tiranno, che si era appena lavato, sorseggiava la tisana calmante prescritta dai medici. Sua moglie gridava: gliel'avevo detto, ma non mi dà mai retta. Proprio questo fine settimana Gonzalos mi aveva fatto le carte e era saltato fuori. Gonzalo mi aveva avvertito: attenzione ai viaggi, signora Lucy. Mi aveva detto, e io, siccome ho tanta fiducia nelle premonizioni di quel ragazzo, gli ho dato retta e ho annullato il mio viaggio a Miami per comprare dei saldi di Versace in saldo. Io mi sono sgolata a furia di avvertirlo, ma lui no. Si ostina a venire tutte le settimane ad annusare l'erba dei campi come se fosse una vacca. Lui era così tranquillo con la sua scorta, così sicuro di quei ragazzini dell'Accademia Militare che avevano mandato a studiare a Panama. E a che cosa sono servite le lezioni contro i guerriglieri che gli hanno dato i gringos? Quasi, quasi conveniva ingaggiare il fronte Manuel Rodriguez per difenderci, dico io. Perché non ne hanno ammazzato neanche uno, neanche un ferito quegli idioti della scorta. Non sono riusciti a colpirne neanche uno, neanche un terrorista morto. Uno che fosse uno. Mentre dei nostri ne sono morti 7. 7 funerali, 7 lapidi, ci toccherà erigere, 7 famiglie da indennizzare, 7 bandiere dovremo comprare per coprire le tombe. Vedete che sarebbe stato più economico ingaggiare i terroristi per la sicurezza? Non mi dite che questi guerriglieri del fronte non si meritano un applauso. Figuratevi che dopo l'assalto hanno messo le sirene sui tetti delle auto e sono scappati fingendo di essere dei nostri, come nei film. Se ne sono andati ridendo di quel vecchio citrullo che non hanno ammazzato per merito dell'autista e perché Dio è grande. Ma gli hanno fatto quasi venire un colpo. Ricordando che aveva ancora in borsa la foto di quel desaparecido, sentì un vuoto allo stomaco mentre scendeva dall'autobus e davanti all'ordine autoritario del soldato, gli uomini di qua, le donne di là, sulle prime non reagì. Rimase interdetta, poi di colpo riaffiorò la fata d'emergenza. E lei cosa aspetta? Non sa dove mettersi? Gridò l'uomo in divisa. Beh, dovrei mettermi a metà e mettermi da tutte e due le parti, gli rispose sorridendo. Così ti piacciono i fichi d'India, disse il soldato avvicinandosi lascivo. Beh sì, tra le altre cose, rispose lei con il naso all'insù, per esempio ricamare le tovaglie per le mogli dei generali. Allora può andare, disse il soldato abbassando il mitra. Molte grazie, lo salutò la fata incamminandosi lungo la strada, sotto gli occhi dei passeggeri bloccati di spalle, con le gambe aperte e le mani sul muro. Cosa ne sarà di Carlos a quest'ora? E se la stava aspettando a casa preoccupato e se al suo arrivo le si sarebbe gettato tra le braccia come un cagnolino e se i soldati la stavano seguendo, se l'avevano fatta passare perché sospettavano qualcosa, a quel punto sarebbero caduti entrambi nell'imboscata. Perché in quella stupida casa non ci si poteva nascondere, le vecchie ciabatte appostate all'incrocio avrebbero detto ai soldati sì, io li ho visti portare quelle casse piene di armi, li ho visto quell'omosessuale aprire la porta a tutti quei ragazzi durante il coprifuoco. O forse no, quelle vecchie saranno state pettegole, ma non spie. Quando sentì una sventagliata di mitra a poca distanza cominciò a correre, ma si trattenne. Il volantino con il volto di quel desaparecido le bruciava in borsa come se il viso di quell'uomo morto potesse respirare e il suo respiro sepolto chissà dove le scaldasse il fianco impedendole di camminare più veloce. Mancavano solo 2 incroci per arrivare a casa, ma le sembravano eterni e finalmente tremante aprì la porta, non accese la luce. Il silenzio obeso che riempiva quel posto poteva presagire qualsiasi cosa, ma si arrischiò a salire pronta a tutto. Uno dopo l'altro i gradini scricchiolarono come se stesse camminando su un cimitero di cristallo.
Ripeteva soffocata dal sangue il nome di Carlos. 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 Ma solo l'eco incantata della sua voce le rispose canzonatoria. C'è qualcuno? Qui? Quella notte, settembre 1986, fu densa, un tunnel di coyote ululanti per le strade, una città contratta dalle continue perquisizioni, dalle porte sbattute, dalle grida e dalle sparatorie nei quartieri popolari. L'esercito si prese Santiago, tagliando le vie d'uscita. Si formò un cerchio armato che si stringeva man mano che i soldati perquisivano automobili, case, interi caseggiati, messi in fila per tutta la notte nei campi da calcio. Al minimo errore, alla più innocente titubanza, si riempivano camion su camion di sospettati a colpi di calcio di fucile. Inutile dire che lei non riuscì a dormire in un simile frangente. Con la teiera sul fuoco, casomai fosse servita, se Carlos o i suoi amici fossero arrivati, con la radio accesa, però pianino, per ascoltare gli ultimi comunicati. Qui Radio Cooperativa, il portavoce governativo comunica: a causa dei gravi avvenimenti dei quali il paese è stato testimone, si ordina alla popolazione di rimanere in casa e di segnalare tempestivamente qualsiasi circostanza sospetta. Di prima mattina, cascando dal sonno, sentì la sua vicina gridare che lo desideravano al telefono. Uomo o donna? Chiese inghiottendo la saliva. Donna, è una signorina di nome Laura che vuole parlare con lei. Scese la scala di volata e domandò subito: pronto? Sì, sono io, dica. Sono Laura, l'amica di Carlos. Lo so, mi dica. Come sta lui? Non posso dirle molto, lei mi capisce. Lui sta bene, ma non è per questo che la chiamo. Abbiamo bisogno di parlare con lei al più presto. Possiamo fare tra un'ora? Certo. Mi aspetti in strada, passeremo a prenderla. Grazie. Che rompiballe di donna. Ma che cosa dovrà dirle? Vorranno sicuramente chiederle un altro favore, ma perché non glielo chiedeva Carlos? Forse era ferito. Aveva un nodo di dubbi nella testa quando la macchina spuntò dall'angolo e si fermò silenziosa, mentre una donna le apriva la portiera posteriore per farla salire. Guardandola meglio, riconobbe quella Laura sotto un paio di occhiali da vista e un foulard annodato in testa. Non ti avevo riconosciuta, piccola, sembri la cilindrina. È per sicurezza, lei capisce che sono momenti difficili per tutti. Perché non è venuto Carlos? Fu la prima cosa che si azzardò a chiedere. Non ha potuto, ma non si preoccupi, è al sicuro. Vogliamo parlare con lei per metterla al corrente della situazione. È molto pericoloso che continui a vivere lì. Quasi tutte le case sicure sono state demolite. La sua è l'unica ancora in piedi. Deve lasciare immediatamente Santiago. Ma io non posso andarmene da casa mia. Guardi, lo interruppe la donna guardandolo freddamente attraverso le lenti. È questione di vita o di morte, mi capisce? Se prendono ancora qualcuno, prendono tutti. Ma io non posso partire di punta in bianco come una milionaria stravagante, signorina. La donna respirò a fondo per smorzare il tono della conversazione e aggiunse: mi ascolti, non le stiamo chiedendo se vuole partire. Deve farlo per il suo bene e per il bene di tutti. La fata dell'angolo strinse i denti. Altre volte, in quella stessa auto, vicina a Carlos, quella scorribanda urbana le era parsa più piacevole. Ma adesso la città era diventata un'altra. Le immagini in ritirata di un passato felice le strappavano l'unico amore della sua vita sgangherata. Gocciolava la pioggerella che cadeva sulla città, piangendo per lei senza il suo permesso. «Dov'è Carlos? Potrò rivederlo?» «Sarà difficile», disse la donna. «È l'unica condizione che pongo per lasciare Santiago. Vedremo che cosa si può fare». Ma adesso è essenziale che faccia piazza pulita di tutto quello che potrebbe comprometterla. Tutto finiva in quella maniera assurda. Carlos e lei che scappavano in due direzioni opposte. «E dove volete che vada?» domandò. «Non mi bastano i soldi per andare in nessun posto. Di questo non si preoccupi. Abbiamo dei fondi per il suo viaggio. E dove andrò?»
Non possiamo dirglielo fino alle 7 di domani, quando passeremo a prenderla. L'auto si era fermata a mezzo isolato da casa sua. La donna, ora un po' più amichevole, le tese la mano che la fata strinse chiedendo: «E Carlos, quando potrò parlare con lui?» «Ci pensiamo noi, non si preoccupi». In testa aveva il caos. Si rese conto che non aveva mobili, solo carabattole buttate lì. Non cambiava nulla se li lasciava dove erano. Ovunque fosse andata, avrebbe potuto erigere da capo il suo castello da niente, con qualche cassa, degli stracci e molta immaginazione. Ma c'erano cose che non poteva abbandonare, come la tovaglia ricamata e il cappello giallo, come i guanti a pois, gli occhiali scuri, i ritagli di Sarita Montiel e una sua foto da travestito. La sfilò dalle pagine ingiallite di un Cine Amor e la mise alla luce per vederla meglio. Nessuno avrebbe potuto riconoscerla, farcita nell'amesco amato del suo vestito da sirena. Nessuno avrebbe potuto pensare che era lei in quella posa, con i fianchi leggermente incurvati e il collo piegato all'indietro. Una volta ero bella. Forse Carlos, se Carlos avesse visto quel ritratto, se Carlos l'avesse vista così splendida nel glamour seppia di quel passato, beh, si sarebbe innamorato con l'impeto di un Romeo adolescente. Allora sarebbero fuggiti insieme per perdersi nell'orizzonte in un viaggio senza fine. È sempre stato così, sospirò rassegnata. Oggi pane e domani fame. Appena si illudeva di aver perso qualcosa, la vita glielo strappava dalle mani. Si sorprese di vedersi così sottomessa, pronta a dar retta a quei tizi del fronte patriottico. Ma in effetti lei li aveva aiutati senza nemmeno sapere di che cosa parlava il film. Ma chi le avrebbe creduto? Con te si accaniranno, le aveva detto Carlos. E a lui sì che credeva, con tutta l'anima. Il servizio inglese e le posate d'argento le lasciò alla Ranita. E anche la lenzuola, che non era riuscita a terminare, le avrebbe lasciate alla Rana, che era stata così buona con lei. E soprattutto alla radio, il suo vecchio amato rottame musicale, quello sì che le sarebbe mancato. E lì, nell'aeroporto dell'addio, le serviva qualche melodia per alleviare il dolore. E allora accese l'apparecchio che cicalando trasmetteva notizie sinistre. I servizi di sicurezza non hanno ancora identificato il gruppo terrorista responsabile dell'attentato al Presidente della Repubblica. Le autorità contano di effettuare i primi arresti nel corso delle perquisizioni domiciliari nella periferia medio orientale di Santiago, a cura della Direzione Nazionale dei Comunicati Governativi. È stato un miracolo della Vergine a salvare mio marito, spiegava ai giornalisti la moglie del dittatore, indicando il finestrino frantumato della Mercedes-Benz, dove assicurava che i fori delle pallottole riproducevano l'immagine della Santissima Maria. Quale Maria? Ma la Vergine del Carmine, naturalmente, la patrona dell'esercito. Ma non si rende conto che l'immagine con il bambino in braccio si vede chiaramente? Proprio qui, nel finestrino della macchina, o è cieca? E cosa pensate di fare dell'automobile? Domandò un giornalista spagnolo. La esporremo in qualche luogo pubblico, così la gente verrà a ringraziare la Vergine per aver salvato la vita al presidente. La conferenza stampa improvvisata da sua moglie si teneva nel giardino di casa, proprio sotto la camera da letto, e gli toccava ascoltare, che lo volesse o no, mentre avrebbe desiderato soltanto sprofondare nel materasso per calmare il battito dei denti. Non si era ancora ripreso dalla paura, e quando chiudeva gli occhi le ceneri dell'esplosione continuavano a imbiancare le sue ciglia canute. Sua moglie aveva qualcosa della strega, rifletteva il dittatore, dormicchiando nel suo letto, ricordando le sue raccomandazioni del malaugurio ispirate dai tarocchi di Gonzalo. D'ora in poi le avrebbe dato retta, avrebbe tenuto conto delle sue opinioni e non avrebbe affatto escluso che nominasse quel frocetto consigliere. Consigliere governativo. Inevitabilmente il sonno lo trascinò in basso, giù nelle tenebre, un buco nero lo risucchiò nell'incoscienza del torpore, ma ben presto una fila di puntini luminosi cominciò a salire dal basso. Il serpente di torce saliva sul monte Chacaritas fino alla cima, dove lui con l'uniforme di gala aspettava i 67 giovani artisti intellettuali che ogni anno decorava in quella data, anniversario della battaglia di Concepción. Respirò a fondo, gonfiando il petto d'orgoglio alla vista dei suoi cadetti vestiti con l'uniforme azzurra e rossa della guerra del Pacifico. Tra di loro
C'erano giovani intellettuali, scrittori, poeti, pittori, musicisti scelti per questo riconoscimento. Mancava solamente il poeta Raul Zurita, che senza nessun riguardo aveva rifiutato il premio. Meno male che non è venuto quel comunista di merda che si crede Neruda. Ma chi sarà saltato in mente di candidarlo? Ci mancava solo questa, lui che decorava un marxista! Così, uno dopo l'altro, i premiati li passavano di fronte e ricevevano con gratitudine la medaglietta che lui fissava sul risvolto della giacca. Prima vennero i cantanti, poi i pittori, i giornalisti e gli scrittori. Infine lo aspettava la lunga fila di cadetti, impeccabilmente vestiti con l'uniforme della Settima Brigata, e li abbracciò, uno ad uno, come un padre, attaccando loro la medaglietta dorata sul petto. E quando l'ultimo ragazzo in uniforme si avvicinò, lo spaventò la voce flautata del giovane che gli diceva: «Come va, presidente?» Era il finocchietto che aveva ordinato di espellere dall'Accademia Militare. Il ricchione adesso lo fissava, sorridendo, sbottonandosi la casacca, mostrando il petto fasciato da un reggiseno, nero, di pizzo, per ricevere la medaglia. Non mi punga, mio generale. Una nausea furiosa lo svegliò con la bile tra i denti. Per fortuna era un sogno, per fortuna mi sono svegliato, perché altrimenti avrei commesso uno sproposito con quel degenerato. Cosa ti succede, marito? Ti sarai dimenticato un'altra volta di prendere il tranquillante che ti ha prescritto il medico, gli disse sua moglie ritoccandosi il rossetto di fronte allo specchio. Con le domande di tutti quei giornalisti mi si è sciupato il trucco. La fata dell'angolo non aveva chiuso occhio, si era affannata a cancellare ogni traccia di sé, bruciando ritagli con numeri di telefono e indirizzi, spazzando i pavimenti, pulendo i vetri casomai scoprissero qualche impronta digitale, e solo la mattina riuscì a respirare tranquilla, una volta imballate tutte le cose più care in due grandi pacchi. Allora si accese una sigaretta e salì in soffitta per osservare quell'orizzonte grigio con gli occhi di uno sfrattato. Come si guarda qualcosa che non si rivedrà mai più? Come si fa a dimenticare quello che non si è mai posseduto? Così, semplicemente. Semplice come voler rivedere Carlos un'altra volta, mentre attraversa la strada e le sorride da laggiù. La vita era così semplice, così stupida, nello stesso tempo. Quello scorcio di città, a 180 gradi, era il fondale di Cinerama, di un finale insulso. Come le sarebbe piaciuto piangere. Come le sarebbe piaciuto che tutto il suo dolore, ingabbiato, rotolasse fuori in almeno una lacrima d'amarezza. Sarebbe stato più semplice partire, lasciando una piccola pozza di pianto, una minuscola pozzanghera di tristezza acquosa che nessuna CNI potesse identificare. Le lacrime delle fate sembravano sempre finte, lacrime interessate, pianto di pagliacci, lacrime artificiose, complemento esteriore di emozioni eccentriche. La città, ai suoi piedi, si rischiarava lucente nelle impunture di un timido sole. Dall'alto scorse l'auto che svoltava l'angolo e si fermava senza far rumore davanti alla casa. È ora di partire, piccola, si recitò da solo, mandando un bacio al passato che dissolveva il suo addio nel ristagno ferito di un antico amore. La rana non si aspettava una visita tanto mattiniera. La accolse assonnata sulla porta, avvolta in uno scialle. Ma che succede, piccola? Quei pacchi, non mi dire che ti hanno cacciato di casa. Guarda, Narita, Ranita, adesso non posso spiegarti niente. Ti chiedo soltanto di tenermi queste cose. Questi sono lavori che non ho potuto terminare. Finiscili tu e consegnali, perché qualche soldo in più non fa mai male. Ti lascio la mia radio, così ti fa compagnia. Il resto usalo se ti serve. Ma che cazzo, bimba? Entra e siediti, no? E così almeno mi spieghi che significa questa follia. Sei diventata matta a lasciare quella casa così bella? Il clacson dell'auto interruppe la conversazione. Ma non mi dire che quel ragazzo ti rapisce! Magari fosse così, aggiunse fragile con un sospiro. Ah, ma allora qual è la ragione? Disse la rana, afferrandola per un braccio. Non riesco a capire in che stronzata ti sei cacciata. Non importa, Ranita, è meglio così. Le rispose la fata dell'angolo e si divincolò. L'abbracciò forte, le diede un bacio e sentì battere il cuore della sua migliore amica, Mami Rana, come la chiamava con affetto, la bella checca matrona.
che sulla soglia la salutava con le dita irrigidite dal freddo. La vide rimpicciolirsi man mano che la macchina si allontanava in un polverone. Siete molto amici? Suppongo che non gli abbia detto niente, chiese la donna seduta al suo fianco. E se invece gli avessi detto tutto? Credete che tutti i finocchi siano traditori? Rispose la fata dell'angolo con le guance arrossate dall'indignazione. Comunque non si preoccupi, non gli ho detto niente, è solo per il suo bene. Non si arrabbi, disse quella tal Laura, sistemandosi la parrucca ramata con la quale si illudeva di nascondere la sua identità. Dobbiamo viaggiare insieme ancora per un po', quindi cerchiamo almeno di rendere il tragitto piacevole. Non le diede retta. Non le era mai piaciuta quella ragazzina che si dava arie da sergente. E non era solo per gelosia, e neanche perché era giovane e bella. Era qualcosa di più. Probabilmente lo sforzo che faceva per essere gentile. Si poteva star certi che se non fosse stato perché non si fidavano di lei, quella Laura l'avrebbe lasciata per strada, verso Vigna del Mar, perché da un po' la macchina aveva preso quella direzione. L'aveva letto sui cartelli stradali e sprofondando nel sedile, come una gatta vanitosa, commentò annoiata. Mi farà bene, un po' di aria di mare, sono così pallida. La fata dell'angolo. Non era mai stata in quella località balneare per turisti e bella gente, ma in quella stagione, a quell'ora del mattino, si vedevano solo domestiche che facevano la spesa, studenti biondi con le divise dei collegi cattolici e qualche vecchia invalida che prendeva il fresco sotto le pergole di gelsomino. «Quando vedrò Carlos, signorina?» domandò altezzosa. «Si ricordi che il patto era questo?» La donna sorrise torcendo le labbra e guardando l'autista. «Non si preoccupi, lasci fare a noi.» «Ma si fidi di noi?» l'interruppe la ragazza con fermezza. «E ora mi ascolti con attenzione», aggiunse come una maestra che si rivolge a una bambina. «Noi la lasceremo in un bar di fronte alla spiaggia. Lei entrerà da solo e si siederà al primo tavolo a sinistra. Ordini un caffè.» «Ma io non bevo caffè, mi fa male all'ulcera.» «Va bene, allora prenda una bibita e aspetti lì.» «Aspettare cosa? Che caschi la pera?» «Stia tranquillo e faccia quello che le dico», insistette Laura stringendogli il braccio in un moto di simpatia, mentre la macchina si fermava di fronte al locale. «Molte grazie per tutto. E mi scusi se qualche volta sono stata maleducata. Lei sa che viviamo in tempi difficili.» Per un istante la voce della ragazza si incrinò, come se si fosse lasciata toccare nell'intimo un'emozione affiorata così, quasi per sdebitarsi. Un bacio sulla guancia e la macchina si allontanò lungo la costa. Ed eccola lì adesso, di fronte a quel bar con il suo mucchietto di stracci. E se fosse stato uno scherzo e se quei guerriglieri l'avessero portata fuori città per sbarazzarsi di lei e basta. E poi sentì la voce del cameriere che cordialmente l'invitava ad entrare e non le lasciò altra scelta, visto che lei le prese il bagaglio e quasi la spinse nell'elegante bar. Le va bene il primo tavolo sulla sinistra così vede il mare? Le chiese con uno scatto quasi impercettibile negli occhi brillanti. Che cosa desidera? Chiese il giovane cameriere con la sua voce melodiosa. Non ho soldi con me, rispose lei arrossendo, imbarazzata. Non si preoccupi, offre la casa. Allora un'acqua minerale. Frizzante? Sì, per favore, molte grazie. Sulla strada costiera, che fiancheggiava la spiaggia, si era formata una lunga fila di veicoli, perché la Marina Militare, mitra alla mano, perquisiva, controllava documenti, ammanettava e arrestava i sospetti. Lei non aveva documenti, non le erano mai serviti e se fossero venuti a chiedergli, avrebbe risposto che le stelle non hanno bisogno di certe cose. Nonostante tutto era tranquilla. Così serena e rapita dal piacere della brezza, che fece un salto quando una voce sussurrò al suo orecchio: «Hai paura, torero?» Come per miracolo, Carlos era apparso nel bar con il suo splendido sorriso. «Principe», disse lei senza fiato, «lei non smette mai di sorprendermi. È mio dovere, altezza. La routine la rende triste.» «No, non solo la routine, principe, anche la sua assenza.» E abbassò gli occhi perché la tormenta dell'amore non le oscurasse lo sguardo. «Permette che mi sieda a farle compagnia?» «Occhi, ci mancherebbe altro», disse lei drammatica. «Pensavo di non rivederti mai più», aggiunse poi, interrompendo il gioco. «No, non parliamo di questo ora», mormorò Carlos, prendendole la mano sotto il tavolo. «Avevo tanta paura, Carlos, che...» «Shh, basta, parliamo d'altro, ma niente ma, abbiamo poco tempo e devo darti alcune informazioni.» «Non mi interessano le tue informazioni, io sono felice di stare con te anch'io, però adesso... andiamocene da qui, perché questo posto è pieno di spie.»
Carlos salutò il cameriere con un cenno, prese le borse della fata e la invitò ad uscire alla sveglia. Fuori, sulla spiaggia, la tiepida brezza della mattina sosteneva le planate dei gabbiani che sembravano abbozzare vie di fuga sulla mappa dell'aria. In lontananza i militari della marina continuavano a perquisire le automobili in colonna. Andiamo da un'altra parte, disse Carlos, nervoso, fermando un taxi. Prosegua a destra, fino a Valparaíso, andiamo a Laguna Verde, ma la strada è interrotta. Allora vada dritto, non abbiamo fretta. Durante il tragitto non aprirono bocca e ogni volta che lei cercava di dire qualcosa, Carlos la zittiva con una smorfia. Ma cosa importava parlare in quel momento? Era al suo fianco, con il suo profilo da moro, la gioventù nervosa nel tremito sottile del suo viso così vicino, così a portata da scorgere la goccia torbida di preoccupazione che gli scivolava sulle tempie. Arrivati al porto, di fronte all'edificio monumentale del nuovo Parlamento, un semaforo fermò il taxi. Che posto di merda. Sembra un ospedale della politica, sussurrò sottovoce a Carlos che, trattenendo una risata, le fece cenno di tacere. Il piccolo corteo presidenziale aveva già impegnato la salita di Cerro Castillo. Guarda, Augusto, guarda, si vede il Parlamento di Valparaíso. Che assurdità. Far costruire un edificio così carino per quei politici che ti odiano. Perché non lasci perdere quel progetto e lo converti in un hotel a 5 stelle? Non penserai davvero di indire le elezioni. Immagina se vincono i marxisti e occupano quella meraviglia di Parlamento. Forse sua moglie aveva ragione a pensare che in caso di elezioni quei rossi potessero vincere e cacciarlo dal Parlamento a calci in culo. Quello che lei non sapeva era che un articolo della sua nuova Costituzione lo nominava senatore a vita fino alla fine dei tempi. Respirò più tranquillamente e ricordò che poco tempo prima sua moglie l'aveva convinto a venire a controllare l'andamento dei lavori. Maledetto il giorno in cui le aveva dato retta, perché all'arrivo della comitiva, quando lui scese dalla macchina presidenziale, circondato da guardaspalle, fotografi, giornalisti, sentì un grido dall'alto della grande ombra dell'edificio e pensò ingenuamente che gli operai l'acclamassero dalle impalcature, quindi rispose al saluto alzando le mani, ma ascoltando meglio si rese conto che urlavano: Pinocchio, vecchio bastardo, assassino e criminale. La rabbia era una vampa di calore che gli infiammò il volto, lo fece uscire dai gangheri e rimboccandosi le maniche li sfidò a squarciagola: scendete di qui, figli di puttana, se avete il coraggio venite qui a fare i gradassi, straccioni, disgraziati ingrati. Fu un'umiliazione, una vergogna, cui disgraziatamente tutto il paese assistette in televisione. E quei coglioni della sicurezza non riuscirono a beccarne uno di quei pezzenti, svanirono nel nulla, proprio come i terroristi che gli avevano teso l'imboscata. Scendi, marito, che siamo arrivati, sentì che gli diceva sua moglie nell'enorme prateria di Cerro Castillo. La brezza marina li sferzava in viso con il suo alito fresco. Il centro di Valparaíso era ormai alle spalle e dopo parecchie curve apparve in basso l'occhio di foresta marina chiamato Laguna Verde. Trattenne il fiato. Carlos, questo posto è meraviglioso. Non sembra neanche il Cile. Hai visto che t'avevo detto? Il fatto è che noi cileni non conosciamo il nostro paese. Hai ragione, amico, approvò l'autista entusiasta, mentre scendevano dal pendio fino a raggiungere quel paradiso di spiaggia. La marea aveva lasciato batuffoli di schiuma delicata lungo la linea della risacca. L'arena di sabbia racchiudeva quel piccolo golfo come una cucchiaiata di acrilico turchese trasparente. Un paesino di 4 case era l'unica impronta umana in quel tratto di costa, ma nemmeno un'anima turbava l'estasi magica della scena.
Può tornare a prenderci alle 5? Chiese Carlos all'autista, allungandogli una banconota per il passaggio. Come no? Sorrise l'uomo, aspirando una boccata di aria salina. Vi trovo qui? Certo, rispose il ragazzo, scaricando le borse della fata, che osservava il tulle oceanico increspato dalla brezza. E all'improvviso si mise a correre, come una bambina incontro al merletto candido che levigava la spiaggia. Nella corsa agitata si tolse le scarpe e le pinzette immaginarie che trattenevano la capigliatura della sua fantasia. E Carlos la seguì, imitandola, unendosi senza pensare a quell'effluvio amoroso, e la raggiunse proprio quando un'onda bassissima le incatenò i piedi e fu doppio l'abbraccio. Furono multiple le gocce d'acqua che schizzarono la caduta, perché caddero annodati e ridendo, azzuffandosi e rotolando nella sabbia come due bambini che finalmente si incontrano. Due bimbi che giocano alla lotta per mascherare con una carezza brusca il desiderio di toccarsi, di annullare quell'abisso mascolino di sabbia e oceano. E lì rimasero ansimanti, uno vicino all'altro, i loro corpi estenuati, due scarabocchi sulla spiaggia deserta. «Se solo potessi morire prima di svegliarmi», disse lei, scandendo ogni parola, come se recitasse una preghiera. «In tal caso, principessa, io vivrei nel suo sogno per sempre», mormorò Carlos al suo fianco, con la lente del cielo che affondava nei suoi occhi. «Lei, principe, sarà il prescelto che chiuderà il sipario sulla mia ultima illusione. È un grande onore, altezza, ma è così triste». «E che importa? Non c'è altro colore che possa vestirmi da capo a piedi nella sera dell'addio», concluse, lasciando che la sillaba finale di quella parola inanellasse l'eco della sua voce. E scrollandosi di dosso la sabbia, si alzò e cambiò argomento. «Ho fame, Carlos? Dove andiamo a mangiare? Qui intorno non c'è niente, ma guarda lì! Lì c'è un negozio dove possiamo comprare qualche cosa, vai tu. Io preparo la tavola». E Carlos volò sulla spiaggia, lasciando la scia delle sue impronte modellate nella sabbia. «Perché ho dovuto conoscerti?» si chiese la fata, guardandolo allontanarsi. «Avremmo potuto non incrociarci mai», continuò tra sé, andando a recuperare i bagagli dove Carlos li aveva lasciati. La trovò e finalmente poté distendere la candida bandiera della tovaglia ricamata con gli uccellini e gli angeli. Carlos ritornò in un batter d'occhio, carico di pacchetti, e rimase sbalordito a fissare la tovaglia. I tovagliolini e il ramo di fiori di campo che le mani della fata avevano sistemato in alcune conchiglie. «Che eleganza!» sospirò il ragazzo ammirato. «Lei, principessa, riesce a costruire un regno dal nulla». «Bisogna vivere con dignità, signor autista. Cosa ha portato per fare merenda?» «Ah, ho trovato solo pane andaluso, principessa, formaggio svizzero e un buon vino cileno per brindare a noi due». «Ma che sfacciataggine! Per caso non sa che m'è proibito brindare con la servitù?» «Ma lo assaggi, mia signora, e vedrà che questo vino rivoluzionario le farà dimenticare le classi sociali. Su! Beva un sorso per condividere la sua delusione». E lei sorrise, atteggiando le labbra in una smorfia di scherno. «Ah, non si tratta di delusione, caro amico. Si tratta solo di capire che una fata, folle d'amore, sarà sempre disposta a farsi ingannare e usare». E lasciò che la sua voce scendesse lungo una scala di parole, e all'ultimo scalino il suo discorso si spezzò tremante. «Quando si gioca all'amore, c'è sempre il rischio di sbagliarsi», continuò a recitare come una sonnambula, «soprattutto quando ci sono persone che non sanno giocare». E terminò la frase rivolgendosi a Carlos con sguardo accusatorio. «Ma cosa ho detto che non andava?» «Ah, niente, niente, bello, non preoccuparti. Per un momento mi sono lasciata trasportare da questo stupido ragionamento e per cambiare argomento raccontami, come avete fatto a scappare dopo l'attentato?» «Non dire attentato, perché non è stato questo. E come devo chiamarlo allora? Imboscata», affermò Carlos con lo sguardo corrucciato.
Scusa, ma non sono avvezza a questo gergo da cowboy. Chiamalo come vuoi allora, però ricordati che sei coinvolto anche tu. Ah sì? Non ti credo. Quando vi conviene vi ricordate di me, altrimenti mi mettete da parte come un vecchio straccio. Le cose non stanno così. Non mi fraintendere, disse Carlos con una serietà sconosciuta. Ti stiamo proteggendo. Non sarà che state proteggendo voi stessi? Perché avete sempre dubitato di me. Certo, è possibile. Non posso negarlo. Che bello. Finalmente lo riconosci. Non mi mettere le parole in bocca. Non volevo dire questo. Solo che ti stiamo molto grati per la tua collaborazione. E poi, a nome del fronte, devo darti questo denaro per l'alloggio e per il cibo, almeno per qualche mese, finché non sarà tutto passato e potrai rientrare a Santiago. E perché scegli proprio questo momento per pagare i miei servizi? Non fare lo stupido, non è un pagamento. Questi soldi ti serviranno. Ah, forse sono davvero una fata ignorante che ha confuso tutte le cose, disse lei come una bambina, avvolgendosi nel suo dolore infinito. Non fare così, non è niente. Sai che non ti dimenticherò mai. E anche Carlos cadde preda della tristezza e non sapendo cosa fare, le prese le mani da uccellino appassito e le baciò con il fuoco delle sue labbra scure. Come potrei pagare tutto quello che hai fatto per noi, soprattutto per me? Con tre parole. Che parole? Disse lui con una certa vergogna nei suoi occhi di macho marxista. Ho paura, torero. Che altro? Guarda, Augusto, come si riempie di caffoni la costa. E figurati che non è ancora estate. No, 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 non è giusto, non è giusto. Vigna è proprio decaduta, non rispettano neanche il fatto che qui a Sergio Castillo passa l'estate il presidente. Ma tu guarda, guarda quelle donne, non hanno il minimo pudore. Una col costume giallo a strisce nere. Uguale mio! Questo straccio che mi hai regalato tu, che è la stessa marca, la stessa fantasia, vada, cambiami immediatamente. Non sopporterò un minuto di più questa porcheria. Sembro una pepaia. Mentre la moglie iraconda si avviava verso casa, camminando sul prato, le osservò da dietro il grosso culo, gelatinoso di cellulite. E sorrise al pensiero che somigliava davvero a quel personaggio dei cartoni animati. Un vento caldo arrivò a rilassare i muscoli della spalla ancora contratti dal ricordo. Per fortuna era tutto passato e a parte quel crampo di tensione era tranquillo, sapendosi al sicuro lì, in quella fortezza. Lì non c'era nessun pericolo. Riuscì a pensare prima di attraversare la porta del sogno. Lì, in quel castello incastonato nella collina, nessun terrorista avrebbe attentato alla sua vita, a meno che non arrivino dall'aria, che si procurino un elicottero e lo sorprendano nel sonno. In quel momento il ronzio del mare in lontananza sembrò riecheggiare i suoi pensieri con un crepitare di eliche, ma il cielo nel suo sogno continuava a essere azzurro, azzurro come un vetro della cattedrale che si frantumò quando il motore del veicolo ruggì sulla casa, quando fece volare le riviste e il cappello che sua moglie aveva lasciato sulla sedia. Era un uragano caotico che sembrava volesse inghiottirlo. Nel panico più assoluto guardò da tutte le parti, suonò disperato il campanello della servitù, ma quel piccolo strillo d'aiuto venne ingoiato dalla furia vibrante dell'uragano. Mi ammazzano, mi ammazzano, mi ammazzano, voleva dire nel momento in cui aprì gli occhi davanti al volto di sua moglie che, ancora arrabbiata, gli porgeva il flacone dei tranquillanti. L'elicottero! Riuscì a dire disperato. Ma non è niente, marito! Prenditi le tue gocce, non strepitare come una gallina! È l'ammiraglio Urrutia che viene a salutarti! E visto che non c'è l'eliporto, sono io che gli ho detto di atterrare in giardino! È stata una giornata meravigliosa, sospirò, guardando Carlos che si toglieva la sabbia dai piedi mentre lei piegava la tovaglia. Sullo sperone di una punta geografica, Valparaíso incendiava la povera corona delle sue gemme. Guarda, Carlos,
il porto. Sembra un'isola in festa che ci dice addio. Ma Carlos non volle alzare lo sguardo. Non volle guardare e continuò come un automa a pulirsi i piedi da una sabbia invisibile. La prima volta era rimasto muto, senza rispondere, senza partecipare a quella parlantina poetica che ancora una volta e con tanto amore, e forse per l'ultima volta, gli offriva la sua fata. La mia fata, pensò. La mia fata inevitabile, la mia fata indimenticabile, la mia fata impossibile. Guarda, Carlos! Ora le colline sembrano tante piccole scintille. È come un albero di Natale trasportato dal mare. Te lo facevano l'albero di Natale quando eri piccolo, Carlos? A Cuba si fa l'albero di Natale? Verresti a Cuba con me? La voce di Carlos sembrò rimbombare nella sua testa di campana. E lei girò la faccia e lo guardò sconcertata dalla domanda. Il silenzio che aspettava la risposta fu così grande che non ebbero bisogno di toccarsi per sentire che la notte in quel momento li abbracciava nell'illusione dell'eternità. Io ti sarò grata per tutta la vita di questa domanda. È come se stessi chiedendo la mia mano. Lo disse ridendo, ma poi aggiunse con improvvisa serietà: non scherzare con me, piccolo. Guarda che potrei prenderti sul serio. Sono molto serio. Io parto domani e posso procurarmi un altro biglietto. E che diranno i tuoi compagni di partito? Penseranno che fa parte del piano di salvataggio. La tua generosità mi commuove, amore. E vorrei guardare il mondo con la tua innocenza che mi fa cadere le braccia. Noi due ci siamo incontrati all'incrocio di due storie che hanno fatto appena in tempo a stringersi la mano nel mezzo degli eventi. Ma quello che non è successo qui non può accadere in nessuna parte del mondo. Io mi sono innamorata di te come una bestiola. E tu ti sei lasciato desiderare. Il tuo silenzio già mi dice addio, fa la canzone. Il tuo silenzio è una verità crudele, ma è anche una risposta sincera. Non dire niente, perché è tutto chiaro. Ti rendi conto, carino, che anche il mio attentato è fallito? Il clacson del taxi spezzò il silenzio in cui erano calati entrambi. E sempre in silenzio raccolsero i bagagli e si incamminarono fino all'auto che li aspettava per riportarli indietro. Hai preso tutte le tue cose? Chiese Carlos quando si furono sistemati nell'auto in marcia. E lei mentì, facendo di sì con la testa. Mentre alle loro spalle, sulla spiaggia, la marea si increspava afferrando la tovaglia bianca dimenticata sulla sabbia. Signore, c'è una radio in questa macchina? Domandò la fata con ritrovata civetteria. Purtroppo no. L'hanno rubata la settimana scorsa. Ma non si preoccupi, disse allora, intonando a bassa voce le parole tristi di una vecchia canzone. Tenen sus dibujos figuras pequeñas, avesitas locas que quieren volar. Di rosso la calligrafia romanzesca delle loro parole. Consegno qui questa storia e la dedico con infiammato ardore a Mirna Uribe, la cica Mirna, piccolo epicentro esoterico che con la sua depravazione poetica scacciò la sera del coyote. A Cecilia Taubi, la Ceci, la nostra eroina innamorata. A Cristian Agurto, il flaco,
a Jaime Pinto e Julio. A Olga Gallardo, la Olga, a Julio Guerra, il Pato. Mi si stringe il cuore al ricordo dei suoi occhi dolci e del suo corpo garofano, sbilenco, perforato dai proiettili dei servizi segreti nell'appartamento di Villa Olimpica. A Oriana Alvarado, la Julia, alla vecchia dell'Emporio, pettegola come nessuna, ma una tomba nell'ora delle domande. E infine, alla casa, dove volteggiarono utopie elettriche nella notte purpurea di quel periodo.